Ennesima sconfitta per il Futsal Brindisi, termina 8-4 contro il Castellaneta. La cronaca: al secondo minuto del primo tempo, palo di Lingesso. Al decimo tentativo, nuovamente a cura di Lingesso, fuori. Al diciottesimo, grande occasione del Brindisi con Conte. Al ventesimo arriva il vantaggio ospite con D'Angelo su assist di Fedele. Al ventiduesimo Caselli, rientrato dopo circa un anno da un infortunio, sigla la rete del pareggio, 1-1. Al ventiquattresimo palo di Romano in scivolata. Al venticinquesimo arriva il raddoppio ospite con D'Angelo su assist di Didio. Il primo tempo termina 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa il ritmo cambia. Al quarto rete di Trotolo, 3-1. Al sesto rigore per il Castellaneta, sul dischetto si presenta Buttiglione che batte Mandorino. All'ottavo arriva la rete di Tomassini. Al decimo gol di Trotolo, 5-2. All'undicesimo arriva anche la rete a cura di Buttiglione. Al quindicesimo Buttiglione dilaga, 7-2. Al diciottesimo grande azione per il Brindisi e gol finale a cura di Lingesso. Al ventiduesimo Lingesso prova a riaprire l'incontro siglando la rete del 7-4. Al venticinquesimo però gli ospiti chiuderanno i conti con la rete definitiva di Buttiglione in ripartenza. La gara si chiude con un'espulsione inflitta all'ormai storico numero 5 in casacca biancazzurra, Conte. Fra Futsal Brindisi e Futsal Castellaneta termina 8-4 per gli ospiti. Siamo qui con mister Cosimo Di Serio del Futsal Brindisi. Allora mister, oggi si conclude il girone di andata, sicuramente con una partita non buona da parte della sua squadra. Come vuole commentarla innanzitutto? Sì, non è stata una buona partita, anzi per meglio dire il primo tempo è stato un buon primo tempo. Non abbiamo concretizzato le tante occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo subito due gol su una palla inattiva e su un ennesimo errore di impostazione. Volevamo comunque nel secondo tempo cercare di riprenderla e vincerla dopo due sconfitte consecutive in campionato. Oggi ci tenevamo a riprendere i tre punti e riprendere la nostra corsa di tre settimane fa. Nel secondo tempo invece è stato un totale disastro e si è persa la partita. Sicuramente il secondo tempo mister è stato molto più ritmato rispetto al primo. Una nota importante c'è stata, ovvero il rientro di Caselli e il gol, importante per la squadra e per il morale. Sì, diciamo che l'unica nota positiva di questa giornata è il rientro di Gianmarco, addirittura col gol. Però sarebbe stato perfetto il rientro di Gianmarco e la vittoria. C'è tanto da fare, stiamo cercando di ovviare a tante defaillance che sul possesso palla abbiamo. Oggi è stata l'ennesima dimostrazione di come purtroppo non riusciamo ad attaccare le difese schierate molto basse. Dobbiamo lavorare in settimana, cercare di trovare delle soluzioni e uscire da questo periodo negativo. È una squadra che comunque ha tantissime potenzialità, da cosa ripartirete mister? Noi ripartiremo da questo gruppo, io l'ho detto tempo addietro, sono fiducioso. È un periodo ci sono i meriti delle altre squadre, ma principalmente ci sono tanti dei meriti nostri. Io insieme a loro sto cercando di trovare la quadratura giusta, specialmente, ripeto, con difese schierate così molto basse ad attaccarli. Sistematicamente non riusciamo ad avere quella copertura preventiva e non prendere gol in ripartenza, in transizione. Questo sistematicamente ci porta poi a dover recuperare, nervosirci e niente, dobbiamo lavorare su questo e cercare di fare un giorno di ritorno migliore del giorno d'andata. Va bene, mister, grazie.